oggi aging. Inizia subito con un grande classico. La canna è una AG Pepper, il muro è un Sara. Adesso iniziamo a stendere un po' il filo. Ce l'ho! Vabbè, dai, con la micro secchia. Mi sembra che c'è. C'è! Bella seppia! Bella seppia! Sì, sì, sì. Porca! È il periodo, però è una bella seppia. Oddio, la facevo più grossa. Vabbè. Ci sono attive. Un po' magra, la vedo poco cicciosa, la vedo. Non ho neanche dovuto fare movimenti, è venuta a mangiare. Questo succede però quando l'esca scelta è quella giusta. Poi sulla scelta che faccio delle esche di totanare, anche se questo regio non lo faccio davvero da tantissimo tempo, ne parliamo. Salutiamola. Mollati. Perfetto, un tuffo da 10. A me sembra la stessa di prima comunque. Cioè mi sembra proprio la stessa di prima. Ma l'ho vista qui sotto che stanno inseguendo, è partita pure da vicino. Niente foto per questa, non pare che era uguale, tanto abbiamo il video. Ciao! Ce l'ho dietro, attaccato. Ok. 4. Ciao. Ora. La prima volta diciamo, anche se sembra che parlo da solo qui, quindi un po' mi vergogno, però, visto che poi questo uscirà come video su YouTube. Allora, perché uso questa totanara? È una colorazione naturale ed è sera. Generalmente la gente può pensare comunque si pesca con colori acidi. In realtà, se noi diamo una buona occhiata qua, c'è abbastanza luce in acqua. Non ce n'è poca. E questa totanara ha un tappeto sotto, una base riflettente argentea. Il mio gioco, diciamo, principale è: perché devo mettere qualcosa che visivamente risulta non essere naturale, quindi potrebbe dare problemi alle seppie che ci vedono bene, quando la possibilità col tappeto argenteo e con la luce di avere tanta visibilità comunque mantenendo una colorazione naturale, oltre al fatto che al sound o meno, ma quello è un discorso che viene dopo, perché se non erano attive il sound andava tolto, molto semplicemente, perché il sound va bene ma non va bene sempre. Anche se c'è gente che sento, vedo su Facebook che dice ah, con le sound io prendo sempre di più di con le... Se pesti con le seppie sono attive, sì, sicuramente. Quindi, diciamo, l'invito anche a valutare bene le condizioni dello spot e poi iniziare anche a riflettere su quelle che sono le proprietà della luce.
se c'è luce arancione e noi mettiamo tutta un'area a base arancione, significa che rifletta la maggior parte della luce, perché appunto se è arancione è evidente che sta riflettendo quella lunghezza d'onda il corpo della totanale. Vabbè, oggi stiamo proprio bucando. Oh, l'aveva presa, eccola qua. Eccola qua. Che è? È una bella seppia. Seppiotta. Potrebbe essere folle, però secondo me funziona. Penso che secondo me qualcosa qua sullo scivolo c'è. Magari qui sotto in caccia, in agguato, c'è qualche seppia un po' più grossa. Non vedo niente. Ma proprio niente. Ce l'ho però. Ah, che ho detto? Uno era attaccato a lei. Non avevo. Meno male come gli è andata, guarda. Non dico altro. Mi sposto. Non l'avevo manco vista per quanto è piccola. Allora, sono proprio aggressive, perché che una seppia del genere mangi su quell'esca, direi che oggi hanno proprio fame. Probabilmente da parecchio tempo che nessuno non le dà fastidio a questi animali. E quindi, sia per il fatto che sono piccole, mi sono più aggressive del solito, sia per forza per il poco disturbo, non... sì, questa sera ne stiamo facendo tante. Sta lì, adesso io la vedo, bianca. Comunque, più che altro, cosa posso dire? Posso dire il perché scelgo le 2.5. Eccola, un'altra. Eh sì, un'altra, stanno qua. Ok, quindi in questo video stiamo facendo 3 seppie, cioè, noi continuiamo a parlare intanto, dai su, perché intanto grazie. E sto dicendo, perché usare le 2.5 e non le 3.0, anche se generalmente la gente dice ah no, si usano le 3.0 perché le seppie tendono ad attaccare comunque cose più grandi. Sì, è vero, abbiamo visto quando sono attive, però in realtà non è sempre così. Guardaci un polpo, e in realtà non è così. Cioè, io noto più che altro che a inizio stagione chiaramente sono stati un pochettino più piccoli, ma in generale, soprattutto in ambienti portuali, dove probabilmente, come si può vedere qua, il foraggio è veramente piccolino e bisogna anche andare di imitazione con le dimensioni. E il discorso poi rimane sempre, diciamo, quello che poi fece il guru quando presentò la tecnica dell'edging, quello che chiama Shida, cioè un'esca più piccola è anche più appetibile, ecco che la seppia che va all'attacco. Io voglio alzarla per farvi vedere se mangia. Sì, adesso la porto qui sotto, la faccio mangiare a galla, guardate. Adesso la faccio mangiare a galla. Hai visto? Ciao. Vabbè, questa è quella di prima.
osserviamo le due seppie che cercano di contendersi la mia esca. Aspetta, la faccio io l'altra. L'ho presa, c'è rimasta. No, non c'è rimasta, ancora non l'ho ferrata all'altro, no? Non la ferrare. Ma mo si staccano, certo. Non mi morde la totanara. Maledetta, ferma. Staccati. Maledetta. Fammi rovinare l'esca. Sì, la stanno tutte e due dita. Stavolta l'ho ferrata. Dove sta? È sempre lì sotto. Pensa questa qua sopra. Te la ributto così, vieni a mangiare a te, no? No, sì, la vai. Non la vuoi? Non la vuoi usata? Vabbè, ma basta, così piccole, basta, basta. Il mare, la bacchetta, la seppia. Eccola. No, ma non è la stessa. Non è la stessa, però questo è un grosso problema. Vattene, vattene, che ci stai con la mamma tua. Vattene! No! È andata. Mannaggia, mo la prende lui. Eccola! Sì, è lei invece. No, non lo faccio. Sì, è lei, è lei. È lei! Stai qua, vieni qua! Vieni qua! Vieni qua, non te ne andare! No, sono da te! Non è giusto! Ci sta dietro! No! Seppia, torna da me! Eccola, ce l'ho dietro! Come fa cazzo fai? Eccola! Incredibile, signore! Oh, è grossissima! Non è vero! Mi posso mettere un po' di ceppa. È un po' più grande, ma mi sa che non è la tua! E dai, fanculo! E dai, ho preso due alla fine, no vabbè, era meno grande di quello effettivamente. Mi sembrava. Beh, io con questo possiamo concludere. No.
neanche tenuto il conto di quante ne ho fatte alla fine. Siamo oltre le 10, probabilmente oltre le 15. E abbiamo cazzeggiato parecchio anche.